Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news europee. Ultimo giorno di campagna elettorale, Ilva condannati 28, ex dirigenti, scontri in Turchia, un altro morto. Ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni europee, gettate le basi per un autentico cambio di prospettiva, dice Matteo Renzi. Silvio Berlusconi torna intanto a mettere in guardia dal pericolo Grillo. Il Movimento 5 Stelle inquieta, dopo il voto c'è il rischio di disordini, ma il leader pentastellato dice siamo cattivi ma non violenti. Condanna da parte del Tribunale di Taranto per 28 ex dirigenti dell'Ilva per le morti causate dall'amianto ed altri cancerogeni provenienti dallo stabilimento siderurgico. Le pene più alte sono state inflitte agli ex manager della vecchia Italsider pubblica, alla quale subentrò il gruppo Riva, tra questi Giovan Battista Spallanzani, condannato a 9 anni. Hanno fatto un secondo morto gli incidenti in corso da ieri fra polizia e manifestanti a Istanbul in Turchia, proteste contro la strage dei minatori a Soma. Una persona è morta questa mattina in ospedale, disordini sono scoppiati dopo l'annuncio della morte di una giovane di 30 anni colpita alla testa ieri da una pallottola. Assoluzione per Luigi De Magistris, oggi sindaco di Napoli ma già PM a Catanzaro, e condanna a un anno e 6 mesi di reclusione per il consulente informatico Genchi. Queste le richieste fatte dal PM a conclusione della requisitoria nel processo che vede imputati i due di abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta conosciuta come Why Not. Blitz contro i falsi invalidi a Napoli e sequestro di beni per 1,3 milioni di euro eseguito dai carabinieri della compagnia Napoli Centro. Le ordinanze di custodia cautelare riguardano una trentina di persone ritenute responsabili di truffa, contraffazione e falsità. Semaforo verde da parte della Lifetime al film su Whitney Houston. Il progetto ancora senza un protagonista avrà come regista Angela Bassett. Con data di uscita programmata per il 2015, la pellicola si incentra sulla burrascosa relazione sentimentale della star con il compositore e cantante Bobby Brown. Fernando Alonso vola nelle seconde libere in vista del Gran Premio di Monaco. In programma domenica, lo spagnolo della Ferrari ha preceduto la Mercedes del leader del mondiale Lewis Hamilton e la Red Bull di Sebastian Vettel.